avrebbero rubato energia elettrica per 5 anni. Per questo i carabinieri di Thiene hanno denunciato la procura della Repubblica di Vicenza per furto aggravato di energia elettrica, continuato in concorso 6 membri di 3 nuclei familiari di etnia Sinti che vivono a Costa Fissara. Nei giorni scorsi i militari del nucleo operativo radiomobile tienese hanno terminato infatti gli accertamenti e trasmesso la denuncia in stato di libertà alla procura. I denunciati sono di età compresa tra i 23 e i 56 anni. Le indagini erano partite quest'estate dopo la denuncia dettagliata sporta dal responsabile della rete pubblica di Enel Distribuzione di Roma e hanno permesso di ispezionare il campo nomadi di Costa Fissara in uso per la maggior parte ai nuclei familiari imparentati tra loro. Le 3 famiglie che vivono in un'area recintata e messa a disposizione dal comune avevano allacciato illecitamente l'impianto elettrico del proprio roulotte e dagli elettrodomestici direttamente ad alcuni contatori già presenti e sigillati in passato per morosità delle stesse società di distribuzione dell'energia elettrica. I contatori, insomma, sono stati riattivati ad arte, bypassando la rete pubblica di Enel Distribuzione, rubando la corrente elettrica per almeno 5 anni, un furto che ha provocato un danno presunto di oltre 6.000 euro. Il tutto riscontrato insieme ai dipendenti di Enel Distribuzione, chiamati e intervenuti sul posto per gli accertamenti del caso.